Oggi siamo qui con Alessandro Zollo, amministratore delegato di Bancomat. Secondo un report Global Digital del 2018, il 97% della popolazione adulta italiana possiede uno smartphone. E la cosa molto incredibile è che quasi oltre 15 milioni di transazioni avvengono attraverso lo smartphone. Come Bancomat sta affrontando questa trasformazione digitale? Ma siamo nel pieno di una rivoluzione digitale, una discontinuità digitale che in qualche modo dà una spinta ai pagamenti elettronici. Siamo anche in un paese, devo dire, che ha l'80% ancora dei pagamenti in contante. Bancomat dal suo punto di vista, con la sua forza, con l'80% delle quote di mercato, ha deciso di cavalcare questa onda digitale e abbiamo messo a punto con le banche socie un piano industriale con diversi milioni di investimento, sia in competenze specifiche che in persone e tecnologie. Ora abbiamo una roadmap per portare il Bancomat sui canali digitali. Oggi anche qui al forum abbiamo parlato di Bancomat Pay, abbiamo altra offerta digitale, ma l'idea è proprio quello di portare la carta Pago Bancomat sull'e-commerce, nei luoghi dove digitalmente possano concludersi le transazioni. Ecco, ma come si conquista l'utente, cliente, consumatore in questa trasformazione? Dunque, intanto noi partiamo da un grosso punto di forza che è il nostro brand, che evidentemente no, il Bancomat, certo, no, ancorché visto ancora come il prelievo più che i pagamenti, è un brand insomma che appartiene proprio alla cultura italiana. Quindi il brand, la possibilità di fidarsi, avere il trust da questo punto di vista è fondamentale. Però insieme a questo ci dobbiamo mettere un altro paio di elementi. Uno è la sicurezza, e quindi la sicurezza della transazione è importante. Bancomat da sempre è un circuito a zero frodi. L'altro è anche un po' il tema della usability, del catturare con un'esperienza di pagamento semplice e veloce il cliente. Ecco, con questi tre ingredienti si può effettivamente creare un rapporto col nostro cliente e poter quindi superare l'ansia da pagamento elettronico. Ecco, ma tra 3 anni come saranno i pagamenti digitali? Guardi, io penso che fra 3 anni i pagamenti digitali saranno per lo più attraverso lo smartphone, perché sta diventando, insomma, ci sono dei numeri, mentre in Italia siamo un po' fanalino di coda, come dicevo prima, sui pagamenti elettronici, siamo assolutamente leader nel mondo, siamo terzi nel mondo per possesso di smartphone. Quindi da questo punto di vista lo smartphone diventerà centrale. Come sistema di pagamento io credo che le carte, ancorché smaterializzate, inserite dentro ai cellulari, li chiamo ancora così, resteranno per alcuni anni, 2, 3, 4, ancora leader. Poi arriveranno nuove forme di pagamento che oggi si vedono, una fra tutte quella dell'instant payment, che è un pagamento che ha, certo, una serie di vantaggi, soprattutto lato merchant, in termini di liquidità e tesoreria, che probabilmente avranno un successo importante fra qualche tempo. Ecco, le faccio l'ultima domanda. Se le chiedessi una definizione dal suo punto di vista di analytics, che cosa mi direbbe? Guardi, la cosa che mi viene in mente è che gli analytics sono senz'altro uno strumento che ci servono per indirizzare al meglio il bisogno della nostra clientela. Grazie, dottor Zollo. Prego.